per ragioni meramente anagrafiche, splendidamente anagrafiche, fortunatamente, fortunosamente anagrafiche, siamo stati entrambi viventi nell'era berlusconiana, diciamo, detto, fortunatamente, fortunosamente, poi vedremo. Fortuitamente. Diciamo. Fortuitamente anche questo, ma non casualmente. Comunque, in ogni caso, siamo stati, appunto, ci siamo stati in tutto il dispiegarsi dell'epopea berlusconiana, ok? Quindi è con forse particolare così senso che oggi raccontiamo un documentario in tre puntate, Il giovane Berlusconi, che è uscito nella primavera del 2024 su Netflix, che l'ha anche coprodotto. Yeah! Allora, Il giovane Berlusconi, innanzitutto, proprio in due parole, che cosa racconta questa, diciamo, è una miniserie italo-tedesca, tre episodi, e attraverso un classico mix di, insomma, interviste nuove a personaggi che hanno avuto a che fare, sopra vedremo chi, con Berlusconi nel corso del tempo, e attraverso ovviamente le riproposizioni di tutta una serie di materiali d'archivio, quindi insomma con uno schema classico del documentario, racconta primariamente la vita imprenditoriale, in realtà l'epopea imprenditoriale di Berlusconi. Quindi gli anni di riferimento sono 1976, la nascita del gruppo Fininvest, un po' l'inizio, diciamo, del racconto che viene qua affrontato, e 1994, quindi quasi 18 anni dopo, la famosa discesa in campo, cioè Berlusconi, l'ingresso in politica. Il documentario poi si chiude sostanzialmente con l'esito di quelle elezioni del 94. Certo, seguiranno altri 9 capitoli per raccontare il resto della storia di Berlusconi. Allora, il non più giovane Berlusconi, oppure Berlusconi giovane per sempre, non lo so. Dicevi italo-tedesco. Italo-tedesca come produzione, i tedeschi sono sempre stati molto affascinati dalla figura di Berlusconi. Ma che dovrebbe teoricamente salvaguardare uno sguardo disinteressato in questo racconto, così? Ma chi lo sa, quindi questo lo vedremo dopo, ne parleremo dopo. Diciamo subito una curiosità che in realtà non è affatto irrilevante, anche se in questo caso è davvero una casualità. Cioè, tutta la produzione di questo documentario si è conclusa poco prima, subito prima della morte di Berlusconi. Ovviamente il documentario è uscito, è stato pubblicato un anno dopo circa la morte di Berlusconi, però in realtà questo è non irrilevante perché tutti i personaggi intervistati parlano di Berlusconi in tempo presente, voglio dire, quindi non ne parlano come di una, appunto, certo, figura che è già, come dire, scomparsa dal nostro piano dimensionale, se così si può dire, ma che continua. Ricordiamo che il Cavaliere ha avuto in vita diverse produzioni filmiche che lo riguardavano, molto diverse tra loro nello stile, nel modo di raccontare, alcune più o meno fantastiche, altre documentaristiche. Lui stesso ha prodotto diverse agiografie che lo riguardavano in vita. Sì. Ricordo una storia italiana. Una storia italiana era un magnifico libretto illustrato. Che libretto, aveva, esatto, il formato di Famiglia Cristiana. Sì, sì, giustamente. Che riuscì a mandare in tutte le famiglie, a tutte le famiglie, cristiane e non cristiane, in tutte le famiglie del nostro bel paese. Sì. Fantastico. Quindi un uomo abituato, sì, a raccontare la propria vita, innanzitutto, e a vederla raccontata, a vederla oggetto di discussione, di analisi, di critica, di adorazione, insomma, ecco. In effetti, una domanda, ma questa magari ci arriveremo in una parte finale, in cui magari raccontiamo anche come noi abbiamo vissuto la visione, per l'appunto, di questa miniserie, Il giovane Berlusconi, ma una domanda legittima è: ma Berlusconi, uomo così consapevole del linguaggio televisivo, dei mezzi, avrebbe amato o approvato o voluto vedere trasmessa questa miniserie? Non lo so, lasciamolo per adesso in sospeso. Giusto forse fare una piccola elencazione di quali sono le figure principali che sono state intervistate. Io me le sono segnate perché in realtà già da questo un pochino si va a definire, a delineare qual è l'ottica, la logica. Assolutamente, perché di solito si guarda ad un documentario come se fosse un racconto oggettivo di ciò che è accaduto. È giusto ricordare che oggettivo non lo è mai, certo, e che soprattutto di questi tempi, quando si raccontano figure storiche viventi, morenti o in punto di, le persone che ne parlano, quindi le persone interpellate e intervistate,
fanno buona parte del taglio che prenderà il racconto del documentario. Sì, assolutamente sì, è chiaro, questa è una sottolineatura importante che fai, la presunta oggettività documentaristica può essere un obiettivo legittimo e in alcuni casi, come dire, si è decisamente tradotta in realtà, ma non è un dato di per sé del genere. A volte si tende a rimanere un po', certo, confusi da questo. Non è assolutamente vero, perché ovviamente la scelta delle fonti, come in ogni narrazione, la scelta del punto di vista, del punto di osservazione, anche basandosi su fatti in sé oggettivi o dando la parola a figure in sé reali, voglio dire, evidentemente produce questa quest'altra narrazione. Certo, se esistessero fatti oggettivi. Sì, beh, certo, apriamo anche questo. No, anzi, non apriamo adesso questa cosa qua. Questo ce lo teniamo per l'eventuale sequel. Sì, l'ermeneutica nizzana. Berlusconi Forever, la smaterializzazione dei fatti. Che questo è sottotitolo della... sentiamo la lista, l'elenco. Allora, magari non dico tutti, ma insomma, almeno dei più famosi, ovviamente Silvio Berlusconi... In sé, però in realtà non c'è un'intervista a Berlusconi, non c'è un pezzo di intervista a Berlusconi, ma c'è una quantità ovviamente straordinaria di spezzoni televisivi d'epoca in vari momenti in cui Berlusconi parla, fa cose, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di figure che fanno parte della cerchia storica, diciamo, di Berlusconi, quindi Adriano Galliani, compagno tanto delle avventure imprenditoriali televisive quanto soprattutto calcistiche, Federico Confalonieri, non ne parliamo, l'uomo della televisione, mm-hmm, Marcello Dell'Utri, ovviamente, l'ex bibliotecario. Di Publitalia, da Publitalia a Forza, certo, Italia. Certo, arrivato ad Arcore per censire e gestire i 10.000 volumi dei precedenti proprietari. Ma sai che già dicendo queste tre figure metti in chiaro una cosa, che ciascuna di queste figure... ha condiviso comunque zone diverse della vita, certo, berlusconiana, sposando l'imprenditoria con il calcistico, Publitalia, certo, con la politica. Assolutamente. Vittorio Doti, l'uomo della finanza. E poi ci sono delle figure, per esempio, che appartengono all'ambito invece prettamente televisivo. Carlo Freccero, ovviamente, una figura molto influente nel panorama, nella storia. È molto particolare. È anche straordinariamente interessante, usualmente, nella sua capacità molto lucida di analisi anche semiologica sul mezzo televisivo e via discorrendo. Vero, e comunque capacità fabulatoria. Certo, assolutamente, comunque notevole. Molto capace di vendersi, sì. Ecco, molto bene. E su un versante un po' diverso, un'altra figura che è stata importante nella televisione, in particolare nella RAI di quegli anni, cioè Giovanni Minoli, che è stato anche un, appunto, è fu molto il frequente. Primo a intervistare Berlusconi, sì, poi televisivamente. Sì, sì, sì. E poi una serie di altre figure. Mixer. Televisive, i Vazzanichi, insomma, quindi a rappresentare, ma molti erano morti nel frattempo, Buongiorno era morto, sì, insomma, ecco, Raimondo Vianello, sì. Sandra Mondello. Quindi, insomma, questo era l'esercito berlusconiano. No, infatti, vedi che te ne sto dividendo tra, diciamo, sì, figure della cerchia imprenditoriale televisiva. Che però, diciamo, per chi magari è troppo giovane per saperlo, le tre figure ora citate, Vianello, Mike Bongiorno, uh-huh, e Iva Zanicchi, erano all'epoca, anni 80 e 90, tre imperatori televisivi, cioè tre conduttori che avevano l'audience altissima. Star del piccolo schermo, assolutamente. E peraltro, come adesso magari racconteremo meglio, tutti i protagonisti dell'epopea televisiva berlusconiana, della fondazione di quello che oggi diamo per scontato, esatto, erano proprio, sono stati proprio forse i pilastri su cui, certo, è edificato un pezzo di quella... di quello che noi oggi diamo per scontato, cioè Mediaset esiste. No, fu un'avventura. Adesso lo raccontiamo. È un azzardo. Finiamo l'elenco di qualche personaggio interessante. Dentro ci sono poi figure, addirittura ce ne sono Jacques Lang, quindi l'ex ministro della cultura francese. Finalmente, una voce diversa. Stefania Craxi, ecco, la figlia di Bettino, grande amico, alleato, eccetera, eccetera, politico di Berlusconi. E forse una sola voce autenticamente critica, che è quella di Pino Corrias, giornalista, oggi giornalista del Fatto Quotidiano, ma insomma giornalista di tante testate. Anche Jacques Lang, non scherza. Assolutamente sì, ma sai, con la distanza del... Che un francese può francese avere rispetto a un fenomeno italiano. Sì, anche se poi appunto c'è quel pezzo di avventura francese, no? Fenomeno che cercò di trasbordare in Europa. E di cui Jacques Lang fu per appunto un avversario, ma è Achille Occhetto nel campo politico, quindi chiaramente l'avversario storico di Berlusconi della discesa in campo del 1994, dell'epoca, insomma, almeno di quella prima elezione. Oh, santo cielo, adesso tu vedi che vuoi dare una complessità
pubblicità. No, hai ragione, hai ragione, esagerata, hai ragione. Una vicenda fu il grande già... avversario della sfida politica con cui si chiude il documentario, e adesso, quel grande adesso... dibattito televisivo. E adesso ci arriviamo. Pochetto allora, versus Berlusconi. Appunto, che cosa quindi, come si struttura il racconto? Abbiamo detto gli anni 1976, un po' la nascita del gruppo Fininvest, fino alla discesa in campo per l'appunto e alla campagna elettorale del 94. Ti ricordo che il 76 cruciale è l'anno in cui nacqui anch'io. Lo stesso giorno di della nascita di Berlusconi. 29 settembre. Fantastico, titolo anche di celebre canzone. Ma comunque, vabbè, andiamo. Tu hai tirato una indebita attenzione su questo tuo dettaglio. Per l'altra parte siamo partiti evocando la biografia personale, quindi non si può... Chiudiamo qui. Allora, la miniserie documentaristica si compone di tre episodi, dai titoli rivelatori e indicativi del loro contenuto. Il primo si chiama Il Pizzone, piuttosto buffo e divertente perché in realtà racconta, ti ricordi, gli esordi della TV commerciale, sì, come nasce, successi e difficoltà. Berlusconi è un imprenditore edile, sostanzialmente, sì, è un costruttore, realizza, sì, Milano 2, realizza quindi queste urbanizzazioni all'epoca nuove e anche effettivamente innovative. Poi non entriamo in discussione come l'ha fatto, come, certo, capitale, però anche perché il documentario in realtà sostanzialmente sorvola. Poi il Pizzone non è il pizzino, no, più grande, no, quindi esatto, ecco, questo per chi, esatto, vuol pensare male fin da subito. No. Esattamente, giusto osservazione. Il Pizzone, che cos'è il Pizzone? Perché quando nasce questa televisione? Nasce inizialmente, ti ricordi, come televisione, non dico condominiale, ma quasi, cioè nasce proprio per il quartiere, nasce come televisione di quartiere. Sì, assolutamente, del resto la RAI aveva l'egemonia nazionale. Aveva il monopolio per legge proprio. Monopolio. Dell'etere. Yep. E quindi se qualcuno voleva cercare di espandere una TV zonale locale, doveva in qualche modo trovare degli escamotage per aggirare la legge, sì, Mammì, se, sì, non sbaglio, sì, che appunto imponeva all'etere di restare locale in caso di realtà private. Ah sì, ma di nuovo, questo, scusami se ti interrompo. Torniamo al Pizzone. No, perché questo è un fatto che oggi è bene sottolinearlo per chi ci ascolta e magari non ha vissuto quegli anni. Cioè, questo è un fatto oggi del tutto inimmaginabile e comprensibile, ma fino a sostanzialmente per l'appunto i primi anni Ottanta in Italia vigeva per l'appunto un monopolio di Stato, per cui c'erano tre canali televisivi, RAI, e quelli erano i canali nazionali. E poi delle piccolissime realtà locali, locali, esatto, assolutamente locali, che per legge dovevano rimanere tali. E quindi con, diciamo così, una capacità produttiva limitatissima, certo, che non potevano certo competere, esatto, con la RAI. Esatto. Oggi questa cosa può sembrarci una limitazione pazzesca, anche ingiusta, illiberale comunque, e comunque la si pensi, giusto per ricordare qual è la ratio di quella volontà, diciamo, normativa, era quella di preservare per l'appunto una funzione che fosse anche pedagogica, culturale, di servizio pubblico, che diciamo era quella che animava la legge. Comunque, giusto o sbagliata che fosse, con il sistema del Pizzone Berlusconi trova così il modo per aggirare sostanzialmente la, sì, legge. Sì, dobbiamo dire che Berlusconi innanzitutto decide di investire, sì, nella televisione, e questo gli va dato atto, sì, leggendo davvero in anticipo il tempo e il corso che avrebbe preso. Doveva però in qualche modo, volendo espandersi, superare il limite che la legge imponeva. Quindi da Telemilano, diciamo così, lui, peraltro, lui riesce ad acquisire altre realtà. Intanto si era portato a casa però, e questo è straordinario, figure eccezionali tra cui la star delle star, cioè Mike Buongiorno per l'appunto, sì, all'epoca popolarissimo conduttore di quiz show e via discorrendo. Nel frattempo lui aveva comunque, era riuscito a espandere, sì, diciamo così, il proprio dominio, acquisendo diverse altre realtà locali, fino a coprire buona parte dell'Italia. Potenzialmente potrebbe coprire. Potenzialmente, ma vi era un problema, per la legge lui non poteva mandare in onda la stessa cosa contemporaneamente in tutta Italia. Doveva, sì, sì, rispettare il principio imposto, quindi locale. Non poteva diffondere il segnale, diciamo, in diretta. Questo tecnicamente, esatto.
E qui il pizzone. Quindi il pizzone, questa è l'idea, anche come sempre ardimentosa, avventurosa e anche brillante. Eh sì, brillante. Ma pur sempre per l'appunto. Come aggirare. Pur sempre illegale rispetto alla legge che c'era all'epoca. Ma illegale, beh, sì, diciamo così, su quel limite. Ok, d'accordo. L'accetto. Comunque, la furberia. L'accetto. In cui che cosa fa? Appunto, le trasmissioni vengono fintamente mandate in onda in diretta nazionale, ma in realtà sono registrate e per l'appunto mandate, spedite fisicamente, perché all'epoca non è che ci fosse la trasmissione digitale di dati su quella portata, eccetera. Quindi fisicamente la videocassetta, insomma, del materiale da proiettare, delle puntate da proiettare, vengono spedite in tutte le emittenti televisive locali. Se ricordate la pizza del cinematografo di una volta, che conteneva la pellicola, e il pizzone ha questo senso, veniva duplicata indefinitamente la registrazione, spedita a tutte le emittenti e dopodiché mandata in onda con uno sfasamento temporale di 10 minuti rispetto da una zona all'altra. Per cui Milano mandava in onda lo show con Ivo Azzanicchi, lo mandava in onda anche Roma, ma 10 minuti più tardi. Così non mandavano in onda la stessa cosa tecnicamente. E questo era il modo di aggirare furbescamente la legge. Vabbè, allora, secondo episodio, titolo emblematico, la rivolta dei puffi. Berlusconi a questo punto è riuscito a di fatto creare e quindi a tradurre in che cosa? In incassi pubblicitari, perché tutto questo ambaradano, tutta questa sotterfugio o furbizia, astuzia o capacità inventiva imprenditoriale innegabile e indubbia, serve alla fine a quello in realtà, a creare una televisione commerciale che è tutta fatta peraltro di programmi anche molto più popolareschi, molto più di intrattenimento, molto più semplice. Certo, non ha gli obblighi che dicevamo prima della RAI, di educare, di avere un decoro di un certo tipo, quindi Rete 4, Canale 5 e Italia, che non è 6 ma diventa Italia 1, sono canali pensati per target d'età diversi e che propongono ciascuno programmi ultra competitivi rispetto alla RAI, perché non hanno i vincoli morali o etici che la RAI, deontologici che la RAI aveva al tempo. E questo, per esempio, un esempio su tutti è il drive-in. Oh sì, certo, ma in generale, insomma, anche presenze femminili, showgirl, ballette. Il drive-in all'inizio è proprio qualcosa che cambia il linguaggio, la cultura, il linguaggio degli italiani, perché è una trasmissione che viene data a sera tarda, in seconda serata, come si suol dire, che è piena di belle ragazze, discinte in un modo che era inconcepibile per i canoni RAI. Però naturalmente quello che si trasmette c'è tutta questa dimensione, quindi evidentemente anche ammiccante, anche una dimensione che per l'appunto sconfina in una così pruderie di massa, è accettabile, accettata, desiderata evidentemente da una parte significativa del paese, certamente lontana dai canoni per l'appunto che fino a quel momento da giacca e cravatta che erano stati, diciamo, dominanti, e appunto da un certo tipo di stile di linguaggio controllato, di formalizzato e via discorrendo. Però nel frattempo ci sono anche tantissime trasmissioni, ci sono le soap opera, tipo Beautiful, ci sono ovviamente i grandi serial televisivi dell'epoca, Dallas, Dynasty. Vorrei ricordare peraltro, perché come non citarlo, che è su Canale 5 che va in onda in Italia per la prima volta Twin Peaks nel 1991, fosse in Italia. E peraltro abbiamo entrambi sghignazzato guardando quella volta quel video in cui è Mike Buongiorno, appunto all'epoca presentatore di punta, volto di punta di Mediaset, che lancia Twin Peaks. È un video che trovate su YouTube ed è assolutamente delizioso, e lo fa dicendo, se ne parla come forse addirittura meglio di Dallas. Forse addirittura. Però come giustamente chiedevi poco prima di cominciare questo podcast, sarebbe stato possibile una RAI che lanciava Twin Peaks, che programmava Twin Peaks? Cioè, è vero che ha mandato in onda dei programmi che ammiccavano al ventre dell'Italia o comunque alla parte degli istinti bassi, diciamo, ma è altrettanto vero che ha scommesso impunemente, con azzardo, su alcuni prodotti
come Twin Peaks, senza capacità di discernere, forse, tra l'una e l'altra cose. Esatto. Comunque, diciamo, sempre per seguire un pochino il racconto che fa il giovane Berlusconi di tutta la vicenda, la seconda puntata, Le volte dei puffi, racconta da un lato il consolidarsi e addirittura l'espandersi dell'avventura berlusconiana, compresi i tentativi Telecinco in Spagna e poi in Francia, dove per l'appunto viene contrastato, cioè i tentativi di Berlusconi di esportare il modello altrove, con successi alterni in realtà, perché sta diventando ricchissimo in Italia grazie al fatto che la pubblicità attirata dal medium commerciale per l'appunto diventa l'anima vera, l'elemento autenticamente centrale di tutta l'operazione. Cioè il senso, lo scopo è esattamente quello, vendere pubblicità per l'appunto. Perché che ci crediate o no, o giovani ascoltatori, vi fu un tempo in cui la RAI non mandava in onda pubblicità in mezzo ai film. Ah certo. Se non tra il primo e il secondo tempo, forse qualche timido spot. Ma tutto cominciò a causa della TV commerciale berlusconiana. Certo, ed è lo stesso dell'Utri in questo documentario, che a un certo punto racconta oggi, no, nelle riprese di qualche tempo fa, racconta che cosa Berlusconi gli disse, come Berlusconi gli definì una volta la televisione, e cioè la televisione è tutto ciò che sta intorno alla pubblicità, che è una definizione anche rivelatrice e geniale a modo suo. No? Oh yeah. Comunque tutta questa ricchezza attira, diciamo così, le ire e attenzioni sul questo aggirare la legge, che è il principio berlusconiano. Sì. E quindi il pretore di Roma blocca altri pretori, i canali berlusconiani vengono chiusi in molte zone d'Italia. A quel punto Mediaset fa una cosa geniale, cioè aizza sostanzialmente, e in realtà intercettando un malcontento diffuso e generale, una rivolta di popolo. Malcontento reale. Cioè, la rivolta dei puffi è perché per appunto i genitori dicono: ma come, questi bambini tornano a scuola, devono guardare i puffi, non ci sono più i puffi. I puffi erano il cartone animato che andava per lo più in orario dopo scolastico, ma in realtà ci sono i padri che non hanno più il drive-in, le mardi che non hanno più il quiz, insomma le soap opera, tutte queste cose qui. Esattamente. E quindi c'è una rivolta sociale. Socioculturale. Che poi sfocia nel, e andiamo verso la parte conclusiva, sfocia nell'intervento politico di quello che è in quegli anni l'alleato primario di Berlusconi, cioè Bettino Craxi, il premier allora, sì, e il quale per l'appunto promuove una modifica normativa che consente di fatto di superare la vecchia legge Mammì, e consente anche ai TV commerciali, alle avventure delle televisioni private, di nazionalizzarsi, di diventare emittenti nazionali, eccetera. La terza puntata, intitolata non a caso L'Italia è il paese che amo, ci racconta come dopo la traumatica fine della Prima Repubblica all'inizio degli anni 90, Tangentopoli, Mani Pulite, quindi i grandi partiti, in particolare la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, i partiti di governo travolti dall'inchiesta che svela corruzione, malaffare, bla bla bla, Berlusconi, che si trova orfano per l'appunto di protezione politica, rende conto di avere un capitale potenziale di voti acquisito con l'audience e gli spettatori nel corso degli anni, e decide quindi di correre in prima persona per andare a coprire quel buco che Tangentopoli ha in qualche modo formato nel panorama politico italiano. Andando a sfidare quindi questa, la gioiosa macchina da guerra, ti ricordi, che Occhetto, Achille Occhetto, all'epoca segretario del PDS, cioè l'evoluzione del Partito Comunista, partito principale della sinistra, unico rimasto sostanzialmente indenne da Tangentopoli, mette in piedi. La convinzione è torto, ha ragione. Vittoria totale della l'unico sinistra. L'unico partito rimasto indenne, sì, torto, ha ragione, ma buttiamola lì così. Esatto. E il Partito Popolare, guidato da Martinazzoli, andrà male, diciamo l'erede della Democrazia Cristiana, ma si apre questo spazio. Berlusconi ha l'intuizione, contro, peraltro questo emerge anche molto chiaramente nelle interviste del documentario, contro il parere di tutti i suoi consiglieri più stretti, ha l'intuizione di dire no. Tra dell'Utri, che è quello che sicuramente lo caldeggia. Quindi c'è una domanda politica e Berlusconi offre questo, nasce Forza Italia e nasce nella maniera clamorosa con cui nasce, cioè il discorso televisivo anche in quel caso di Berlusconi, l'Italia è il paese che amo. Certo. La stessa discesa in campo come espressione significa l'imprenditore che abbandona il suo far soldi
per prestare il proprio genio al paese e salvarlo così dal baratro. E quindi questa idea dell'imprenditore che deve in qualche modo fare politica così come curerebbe la propria azienda. Sì. E qui comincia il viaggio di Berlusconi. Il documentario però in realtà si ferma... Il documentario si ferma alla vittoria, col risultato, certo, delle elezioni, ma sì, ci racconta tutta la campagna elettorale. La campagna elettorale. E non è poco, perché fra l'altro nel mettere in scena il confronto televisivo tra, per esempio, tra Occhetto e Berlusconi, sembra una riedizione, e questo ti dimostra anche quanto l'Italia fosse indietro dal punto di vista del linguaggio politico, della modalità politica, del saper fare politica rispetto all'evoluzione che c'era stata a livello globale. Sembra una riedizione 34 anni dopo del duello Nixon-Kennedy, cioè il primo duello presidenziale televisivo americano trasmesso in televisione. Occhetto si presenta vestito con un abito sbagliato, diciamo prendendo sotto gamba, sì, la televisione, sì. Non assolutamente avendo la cultura televisiva, mm-hmm, quindi non proprio, secondo me, con una sorta di superiorità rispetto al mezzo televisivo, che era appunto volgare. Perché è il canale berlusconiano, Comentana, a ospitare il confronto, il canale 5. Sì, ma appunto. Non a caso, mentre Berlusconi, ben consapevole del linguaggio televisivo, si presenta al meglio. E dopo aver passato i precedenti 20 anni a costruire e a proiettare di sé l'immagine dell'uomo di successo, l'uomo che si è fatto da solo, self-made man, e via discorrendo, del grande liberalizzatore che ha portato appunto opportunità, ha portato opportunità commerciali, ha portato opportunità di visione, ha portato opportunità estetiche, ha portato, no, perché questa è la narrazione sua, cioè rispetto a quello che era la limitata offerta precedente, io vi ho aperto dei mondi che sono piaciuti, che sono diventati evidentemente appunto graditi, che hanno contribuito a trasformare lo stesso immaginario, la stessa estetica, lo stile del paese, la testa delle persone, poi alla fine, no, in realtà. E Berlusconi in qualche maniera gli mancava quello, cioè proporre se stesso in questo nuovo ruolo. Sì, non dimentichiamo che poi Tangentopoli, scoperchiando la corruzione esistente da decenni nella classe politica, paradossalmente offre il destro all'imprenditore per proporsi come la persona squisitamente disinteressata, perché essendo già miliardario di suo non ha bisogno di rubare, diciamo così. E questo, ha ragione o torto, non ha importanza, ma è un argomento tra gli altri che viene utilizzato. Le elezioni del 94, costruite e vissute e agite tutte come se si trattasse di una produzione televisiva, fino anche appunto l'arruolamento del personale politico dei candidati tramite i provini di pubblicitaria, insomma, quindi Berlusconi converte abilmente, brillantemente, tutta la macchina pubblicitaria e di produzione televisiva che aveva affinato nei precedenti 20 anni in una macchina di produzione di comunicazione politica. E quindi c'è anche il genio di Dell'Utri, gli va dato atto di essere stato un abilissimo stratega campo. E il risultato è quello che tutti sappiamo, 1994, la vittoria, e lì finisce il nostro documentario, la vittoria sorprendente, inattesa ed epocale effettivamente del centrodestra guidato da Berlusconi. Ora, diciamo, per chiudere, abbiamo raccontato questo documentario, il documentario è certamente interessante, un documentario meritevole di essere guardato, è un documentario che, rispetto alla logica che dicevamo prima, cioè come si pone, che tipo di narrazione vuol fare, vabbè, apparentemente è una narrazione abbastanza distaccata, no? Che non è che parteggi di questo o quest'altro, ma certamente la scelta, lo chiarivamo prima, delle voci che vengono intervistate sostanzialmente non lascia molto... È sì vero che, per esempio, le avventure di Telecinco o quella francese vengono poi date per quel che sono, cioè dei fallimenti. Sì, vabbè, ma quello per forza è il racconto oggettivo della realtà. Oggettivo, vorrei ricordarti che una storia italiana nasconde il divorzio. Quello era, ad esempio, quello era l'autonarrazione che faceva Berlusconi, adesso questo non l'ha mica fatto lui. Oggettivo. Sì, d'accordo. Quindi, sì. Viene raccontato, ma sostanzialmente il giovane Berlusconi viene dipinto come un genio
assoluto, sì. Un self-made man. La cui personalità eccezionale piega la storia, piega gli avvenimenti, porta la società in una direzione, se non migliore, quanto certamente nuova. E certamente sarà stato vero? Cioè che una personalità comunque a suo modo eccezionale, come è stata quella di Berlusconi, ha alla fine piegato gli eventi e quindi cambiato il corso della storia italiana? Oppure Silvio Berlusconi è stata l'espressione di quello che era in qualche modo lo spirito che già v'era nel paese al tempo? È una domanda molto legittima, è una domanda che peraltro potremmo fare abbastanza similmente pensando a Trump, per esempio, come una figura altrettanto eccezionale, eccezionale dal punto di vista non morale evidentemente, ma della capacità di incidere, di imprimere un'accelerazione, uno scostamento nella realtà, proprio un cambiamento profondo. Forse per chiudere due cose possiamo ancora dire, Aldo Grasso, il grande storico critico televisivo del Corriere della Sera, ha scritto, parlando molto male in realtà di questo documentario, ha scritto molto sprezzantemente che dice Berlusconi sapeva fare la televisione e non avrebbe mai mandato in onda un documentario simile. Addirittura Grasso dice: sembra un'esercitazione di fine anno di un corso del DAMS, un ritrattino geografico e scolastico che spiega ben poco della sconvolgente impatto che Berlusconi ha avuto su vita italiana. Un giudizio quindi molto duro, molto sprezzante, molto, esatto, che noi in realtà non condividiamo, credo di poter dire sostanzialmente. Ma non si occupava di questo il documentario non è che, sì, non si occupava di che dovesse raccontare come Berlusconi ha cambiato la società. No, non è un'indagine culturale, ecco, in questo senso è vero che ha, per l'appunto, il documentario fa delle scelte e le scelte si concentrano per l'appunto sul racconto, sulla narrazione della parabola imprenditoriale, televisiva e poi politica di Berlusconi. Certo, in tutto questo è vero che sarebbe stato interessante vedere altre cose, ma probabilmente non era nelle intenzioni dell'autore. Mi è piaciuto di più, mi ha colpito di più, e ne prendo soltanto una frase, quello che ha scritto un'altra testata, Wired, su questo documentario, perché loro, viceversa, nel dare un giudizio più decisamente più articolato di questa miniserie, dicono una cosa che mi pare molto vera, perché restituisce il senso dell'impatto che Berlusconi ha comunque avuto, per l'appunto, lo ricordavamo noi all'inizio, un quarto di secolo quantomeno, forse anche di più, non solo sulla vita politica, prima ancora per l'appunto sul formare una nuova testa per un paese che era ancora un po' indietro e che è andato avanti, poi che questo avanti fosse migliore o peggiore è tutto un altro discorso. E questa idea di questa confusione, di questo impatto, l'hanno riassunta secondo me efficacemente in questa frase: siamo stati lettori, consumatori, tifosi, tutto questo assieme.